Ciao a tutti, salve, qui è Cosin Costare che parla e oggi sono qui con un nuovo episodio delle nuove lotte wifi. Perché ho ripetuto nuove due volte non lo so. Allora, sto registrando nella stessa maniera della lotta precedente, anche se non ho ancora editato la lotta precedente, quindi non ho idea se a voi piace questo metodo oppure se preferite quello vecchio. But I don't care. Lasciam perdere. Allora, oggi ragazzi abbiamo una di quelle partite che sono dannatamente epiche. Allora, dal lato destro troviamo Silver. Voi vi chiederete chi è Silver? Semplice, è colui che ha dato inizio alla mia fobia contro Mega Pinsir. E beh, finalmente è arrivata la resa dei conti. Anche se lui non sta utilizzando Mega Pinsir, utilizza comunque un Pokémon piuttosto fastidioso chiamatosi Dusclops. Ragazzi, quel Dusclops che vedete, non avete idea di quanti, di quante rogne ne abbia dato in sta partita. Allora, io porto il team che ho portato contro, come cavolo si chiama, contro Stefano, senza nessuna modifica, è praticamente identico. E dall'altra parte vediamo un team piuttosto difensivo con tanta gente che rompe le scatole. Allora, io inizio con Nidoking aspettandomi il suo Excadrill per settare le rocce, mentre lui inizia col suo Dusclops per iniziare a darmi fastidio. Quindi, bando alle ciance, ciance alle bande, iniziamo con la lotta. Parte la sfida con Silver. Allora, come ho detto prima, parto subito di Arthur per sparare un geoforza su quel Excadrill. Purtroppo quell'Excadrill non si presenta, ma si presenta questo odiosissimo Dusclops. Decido di buttarlo giù oppure di almeno di avvelenarlo perché so quanto Dusclops possa essere fastidioso. Purtroppo, essendo un Dusclops, non gli faccio nessun danno e ovviamente contando che sono sfigato, non riesco nemmeno a avvelenarlo. Io continuo con il mio Fangonda, mentre lui mi brucia. E va di maledizione. Ragazzi, quanto odio la mossa maledizione. E entrambi gli effetti, sia che lo usa qualcuno, un Pokémon non spettro, sia che lo usa un Pokémon spettro, in entrambi i casi è una mossa odiosa. Decido appunto di far rientrare Arthur perché non voglio prendermi troppi danni e quindi mando in campo il mio Seto Kaiba per fargli un privazione e togliergli quella dannatissima Eviolite. Lui invece decide di recuperare vita e manda e utilizzare Pain Split, portandomi il mio Seto Kaiba a tipo metà vita. Decido di cambiare per Power di quel fuoco fatto e quindi mando in campo Heatran per assorbire quel fuoco fatto. E invece arriva Malcomune, che ristabilisce completamente la vita di quel Dusclops e porta a tipo tre quarti la vita del mio Heatran. Setto le levito rocce giusto per dar fastidio e togliere i possibili focal nastro. E poi contando che dall'altra parte c'è anche un Volcarona, è proprio la cosa perfetta da fare, mettere le levito rocce. Lui va di nuovo di maledizione per costringermi a switchare oppure per farmi più danni possibili. Io allora decido di utilizzare tossina così ero sicuro di averlo avvelenato. Quindi pian piano quel Dusclops sarebbe morto se continuava con lo stall. Lui va di fuoco fatto predictando un mio switch. Il mio switch non avviene e quindi Fuocardore si attiva e ho un lava sbuffo bello che potenziato. Pronto proprio con la scritta Dusclops su quel... sul lava sbuffo. Vengo colpito da maledizione e vado subito di lava sbuffo, proprio sparato senza attendere niente. Lui va di Malcomune e quindi riesce a sopravvivere all'avvelenamento che l'avrebbe buttato, no, non l'avrebbe buttato giù, ma comunque l'avrebbe portato a vita piuttosto bassa, come potete vedere. No, forse l'avrebbe buttato giù o forse sarebbe rimasto con 1 o 2 PS. Comunque il mio Heatran rimane con 3 PS e furtivombra, ragazzi. Questo è un Dusclops che viene utilizzato senza Nightshade ma con Shadow Sneak. E questa cosa mi ha dato fastidio, tanto fastidio. Io allora mando subito Seto Kaiba per fargli il mio di Shadow Sneak, proprio
di prepotenza proprio per buttarlo giù. Quindi lui ovviamente svizza perché ha predictato la cosa e di certo non vuole far mandare KO il suo Dusclops, che a quanto pare è il leader di quel del suo team, o forse sono semplicemente io che non so come buttarlo giù. Vado di furtivo ombra su quel Cresselia e non gli faccio niente, essendo appunto una mossa con 40 di base ed essendo dall'altra parte un Cresselia molto probabilmente difensore fisico. Vado di privazione per fargli più danni possibili, ma come potete vedere quei danni non sono così tanti. Decide di paralizzarmi e io qui, ragazzi, dicevo è finita, ho perso. L'ho detto proprio perché ero tipo in chiamata Skype con la mia combricola per modo di dire, e tipo l'ho detto chiaramente che ho perso. E il suo Cresselia rivela essere un Cresselia con Lunar Danza. Quindi il suo Dusclops entra, non si prende i danni delle Lievito Rocce per venire buttato giù, e gli viene ristabilita tutta la vita, più curato l'avvelenamento. Io qui, ragazzi, seriamente non ci ho visto più. Decide di cambiare di nuovo il suo Dusclops per mandare in campo il suo... la sua Lapani per farmi un ovvio bruciapelo per buttarmi giù. Io vado di privazione e nonostante non possa togliere gli strumenti essendo una mega pietra, li faccio metà vita. Io qui ho detto vabbè, lo sacrifico perché tanto è paralizzato. Mi sono ricordato dell'abilità di Mega Gallade, l'ho sempre criticata, ma in questo momento non me ne pento di aver che gli è andato quella abilità. Mi ha salvato la partita, ragazzi. Voi non sapete quanto mi abbia salvato la partita il fatto che non sono rimasto tentennato. Lui manda in campo il suo Tornadus. Io vado di furtivo ombra per fargli più danni possibili, perché ovviamente un Aether Lama non l'avrei resistito con i pochi PS, con la poca difesa che si ritrova. E poi è anche un brutto colpo, quindi GG proprio. GG per niente, perché la lotta è appena iniziata, ragazzi, è iniziata adesso. Mando in campo Ragnarok, vado di Stick Web proprio immediato senza predictare la sua protezione, e quindi boom, Stick Web MS. I suoi Pokémon sono tutti più lenti del mio adesso. Lui decide di ritirare il suo Tornadus perché si aspettava un tuono o un Invertivolt. Io predicto la cosa, vado di... vediamo. Sì, dopo tutte queste cose. Io non predicto la cosa, vado ignorantemente di un tuono. E qui ringrazio Chari per avermi consigliato di mettere... come cavolo si chiama? Di mettere... non Igro Vampata. Di mettere... Energy Palla su questo Ragnarok al posto di Volt Switch. Dato che lo utilizzo un po' come... metti le Stick Web e poi ci muori. Continuo imperterrito con le mie Energy Palla e lui fa Danza Spada. Ho detto ti è inutile perché adesso ti butto giù. E invece no, ragazzi, non viene buttato giù. E quindi questa frana mi manda KO col 100% Ragnarok, dato che non ha EVS in difesa, essendo super efficace ed essendo un Excadrill che ha fatto una Danza Spada. Mando in campo Seven per appunto approfittare per venire avvelenato e intanto buttare giù quell'Excadrill che mi avrebbe dato tanti problemi per il resto del mio team. Quindi ho finalmente Seven pronto, proprio pronto per fare tutti i danni che voleva. Entra in campo il suo odiosissimo Dusclops. Io decido di rientrare perché non voglio perdere vita su questo Swallow, dato che mi serviva per il Volcaroner, proprio l'ultimo Pokémon che mi mancava da mandare giù. E qui lui va di maledizione per appunto farmi subire ancora più danni oltre all'avvelenamento e al Baldeari, dato che era l'unica mossa che potevo fare su di lui. E qui rimango con pochissima vita e decido di andare con la mossa più potente che io potessi, e quindi Fangonda proprio preciso nel mezzo degli occhi di quel Tornadus, che lo sciotta. Non c'era speranza per quel Tornadus. L'avvelenamento mi porta a 2 PS e la maledizione mi uccide purtroppo. Quindi Arthur, hai fatto il tuo buon lavoro, hai tolto dalle scatole un altro Pokémon. Qui entra in campo di nuovo quel dannatissimo Dusclops e io mando in campo il mio
Quagsire. Qui non... Qui, devo smettere con questo qui. Io qui non... Che palle questo qui. Io non ricordo cosa fa... Come sono finiti questi turni. Mi ricordo più o meno alla fine. Sono andato di Igrovampata forse per... Sperare in una scottatura che l'avrebbe buttato giù molto più velocemente. E arriva la scottatura. Quindi la scottatura c'è. Lui mi scotta pure e non ce n'è bisogno perché attacco con Igrovampata. E anche se il mio attacco è più alto, ho terremoto. Ma comunque in questo caso mi conveniva utilizzare Igrovampata, mi sa. Lui va di furtivo ombra per consumarmi i danni. E rivelo una bella sorpresa, il Bitorzo Lelmo, quindi fatti male il più possibile, Dusclops, fatti il più male possibile, devi soffrire atrocemente, ma proprio nel peggior modo possibile. E questo Quagsire è un Quagsire difensivo, ma non so perché sto Quagsire finisce sempre per far lui gli sweep. Non è la prima volta che mi capita che porta così a vita così bassa a Pokémon avversari. Non so perché, ma è tipo destino che questo Quagsire dia fastidio così tanto a Pokémon avversari. Vado di Igrovampata, lo porto a una vita bassissima. Lui va di Malcomune che mi toglie giusto quei pochi PS. Ho Nintendo dannatamente scarico, ma è rimasto un turno. Muoio per la scottatura. Quagsire non ha più energie, muore. Muore anche lui per la scottatura. E sono rimasti due Pokémon. È rimasto il mio Seven a piena vita, cioè non proprio piena vita. E il suo Volcarona, anch'esso a piena vita. Sì, anch'esso a piena vita. Però, essendo io più veloce perché sono un dannatissimo Swallow, vado di Baldeali proprio preciso su quel Volcarona e One Hit KO. E vinco. Vinco con un team che non mi aspettavo potesse vincere contro degli altri team fatti per bene. Questa è una vittoria che mi è piaciuta tantissimo. È una di quelle vittorie che proprio va gustate. Provate a chiedere con quelli che erano tipo in chiamata con me. Chiedete tipo a Chari, a Davi, cioè vuol dire al Darkseid. Chiedete anche X-Diamond Storm, credo che anche loro... Anche Master c'era. Tipo quando ho vinto... L'esultanza che ho fatto, ragazzi, è epica. È un peccato che non l'ho registrata perché era davvero epica. Ho il Nintendo dannatamente scarico, quindi per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.